Salve, in questo video vi parlerò della bufala Banca Italia SPA. In cosa consiste? Ci sono video, siti, eccetera, che spacciano un'informazione per la quale la Banca d'Italia da un certo punto in poi è diventata Banca Italia SPA, una società privata per azioni addirittura. Questa informazione è completamente falsa. Banca Italia innanzitutto non esiste. Esiste Banca d'Italia. La denominazione Banca d'Italia è scritta nello statuto, è scritto nelle intestazioni di tutti i documenti che produce la Banca d'Italia. Banca d'Italia è un soprannome che danno alla Banca d'Italia, agli operatori finanziari, ai giornali, eccetera, per dargli un tono un po' più internazionale, ma rimane sempre Banca d'Italia. Inoltre non è una SPA. La Banca d'Italia è un ente di diritto pubblico, non è una società per azioni. È un ente di diritto pubblico, quindi Banca Italia SPA non esiste. Esiste solo Banca d'Italia. Tuttavia, non passa giorno senza che qualche signor regista, mettendosi più furbo degli altri, tiri fuori questo documento. Questo è l'elenco ufficiale dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, è un documento della stessa Banca d'Italia, quindi niente di segreto e riservato. In cui, appunto, ci sono tutti i partecipanti al capitale che sono sostanzialmente quasi tutte banche private o istituti privati. Quindi si dice, beh, magari non si chiamerà Banca Italia SPA, formalmente non sarà un SPA, ma la Banca d'Italia è in mano ai privati, quindi è privata e finisce il ragionamento. Questo è falso, perché può sembrare da questo documento che la Banca d'Italia sia alla fine è un istituto privato che faccia interessi dei privati, poi se si vanno a vedere tutti gli indizi e tutti gli elementi, si vede che anche questa affermazione è priva di ogni fondamento. Andiamo a vedere gli elementi uno per uno. Vediamo quindi se sostanzialmente i partecipanti al capitale della Banca d'Italia possono agire come agirebbero in una società privata, cioè come degli azionisti. Innanzitutto, gli azionisti cosa possono fare? Comprare e vendere le azioni, quindi i partecipanti al capitale dovrebbero poter comprare e vendere le quote della Banca d'Italia. Questo non è possibile, ad esempio, noi non lo possiamo fare, noi privati cittadini non possiamo comprare delle quote della Banca d'Italia. Non lo possono fare neanche le banche e neanche gli istituti. Non lo possono fare tra loro, quello di scambiarsi quote, neanche gli stessi partecipanti al capitale della Banca d'Italia. Questo assetto può essere modificato soltanto dietro esplicita autorizzazione del direttorio, cioè governatore della Banca d'Italia, direttore generale e vice direttore generale. Soltanto loro possono autorizzare un cambio di assetto dell'elenco dei partecipanti al capitale e questo generalmente si fa soltanto quando c'è una modifica degli assetti bancari. Una banca fallisce, due banche si fondono, una banca si suddivide in più enti e così via. Quindi, comprare e vendere le quote, no, non lo possono fare. È già una grossa caratteristica delle società private che viene a mancare. Un'altra caratteristica delle società private è che chi partecipa al capitale decide in proporzione esatta rispetto al proprio numero di quote. Per esempio, se io ho 100 quote, deciderò 100, se ho 50 quote, deciderò 50. Se ho il 50% più uno delle quote, avrò la maggioranza assoluta, nelle decisioni, sempre. Questo non è vero nella Banca d'Italia. Nello stesso elenco esibito, quando si parla di Banca d'Italia privata, eccetera, a fianco al numero di quote c'è anche il numero di voti. Abbiamo per esempio Intesa San Paolo che ha 91.000 quote e 50 voti. Unicredit ha 66.000 quote e 50 voti. Assicurazioni Generali SPA, il terzo istituto, ha 19.000 quote, quindi molte meno di Intesa San Paolo, Unicredit SPA, ma ha 42 voti. Quindi Intesa San Paolo e Unicredit insieme, che hanno tra l'altro più del 50% del capitale totale della Banca d'Italia, hanno un totale di 100 voti. La somma di tutti gli altri supera abbondantemente i 100.
Quindi, neanche avendo il 50% delle quote si può decidere nella Banca d'Italia. Quindi, anche questa caratteristica tipica delle società private viene a mancare. Rimane una terza caratteristica, che è il profitto. Si dirà quindi, beh, non possono comprare e vendere quote, non possono decidere in proporzione alla quota, ma quantomeno ci guadagnano. Quanto guadagna una banca che ha un capitale impegnato nelle quote della Banca d'Italia? Guadagna circa lo 0,5%. Con un'inflazione al 3% sostanzialmente ci perde. Ecco perché, per esempio, pubblicamente in varie riprese l'amministratore delegato della Banca Intesa San Paolo SPA ha detto più volte che vorrebbe alienare, dismettere, riprendersi queste maledette quote della Banca d'Italia, perché per lui è solo una perdita. Quindi anche il profitto non c'è. Quindi, come abbiamo visto, rimane ben poco della Banca d'Italia privata. Andando a vedere oltre il semplice e sterile elenco dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, alla fine di privato della Banca d'Italia non rimane davvero niente. Tuttavia, ci sono sempre queste quote. Magari si dirà, politicamente possono scegliere. Questi partecipanti riescono ad influenzare le decisioni della Banca d'Italia. Bene, andiamo a vedere che cosa possono fare i partecipanti al capitale? Cosa possono fare i partecipanti all'interno della vita della Banca d'Italia? I partecipanti al capitale formano l'assemblea dei partecipanti ed eleggono il Consiglio Superiore della Banca d'Italia. Di cosa si occupa questo Consiglio Superiore? Ordinaria amministrazione, impiegati, attrezzature, uffici, palazzi, manutenzione immobiliare, eccetera. Si occupa soltanto dell'ordinaria amministrazione. Tutto quello che è politica monetaria, la ragione stessa dell'esistenza della Banca d'Italia, tutto quello che è relazione con i ministeri, relazione con la BCE, che è la ragione stessa della Banca d'Italia, sono in capo al direttorio, governatore, direttore generale, vice direttori generali. Sono loro che svolgono le funzioni politiche che potrebbero far comodo ai privati. Sono loro che lo decidono. Da chi vengono nominati? Sono tutti di nomina pubblica. Ad esempio, oggi è 1° novembre 2011, Mario Draghi diventa il nuovo governatore della Banca Centrale Europea e lo è diventato, tra l'altro, dopo estenuanti trattative tra i governi di tutta Europa. Quindi è di nomina pubblica anche il governatore della Banca Centrale Europea. Il suo sostituto da chi è stato deciso? È stato deciso dopo estenuanti trattative tra la Presidenza del Consiglio e i vari ministeri. Questa trattativa estenuante ha portato il Presidente del Consiglio italiano a scegliere un nome che ha consegnato al Presidente della Repubblica, il quale ha emanato un decreto per la nomina del governatore della Banca d'Italia. Quindi è il Presidente della Repubblica alla fine che sceglie chi è il governatore della Banca d'Italia. Quindi il governatore è di nomina pubblica e non privata. Direttore generale, vice direttore generale sono anch'essi di nomina sostanzialmente pubblica perché vengono nominati dal governatore. Quindi chi partecipa al capitale non ha nessuna voce in capitolo su tutto quello che è la vera funzione della Banca d'Italia, non può condizionare l'operato del direttorio e questo distrugge completamente l'idea per la quale la Banca d'Italia in qualche modo possa essere privata. Ma perché siamo arrivati ad una situazione nella quale il capitale della Banca d'Italia è privato? Bisogna spiegarlo tramite un po' di storia. Quindi, nel prossimo video parlerò
in particolare della formazione del capitale della Banca d'Italia, partendo da quello che ha innescato poi la formazione stessa della Banca d'Italia, cioè lo scandalo della Banca Romana. Grazie.